Mitico, mitico, ti vedo sempre più in forma. No, no, per i motivi di cui sopra. Esatto, proprio. Ma questo è per tirarti sul morale. Ah, io so che non è vero, e allora lo dico per. Questa è come se fosse per me una seduta, hai capito? Terapeutica. Psicologica. Bravo. Grande. Ho conto sull'affetto dei tanti telespettatori. Dei pochi. Anche perché a grande richiesta annunciamo subito che oggi torna l'oroscopo. Perché è la cosa ne più hanno importante. Detto tutti, era inutile, non esiste diario di bordo senza oroscopo. Però lo facciamo alla fine. No, lo facciamo alla fine. Oggi 18 aprile, santo del giorno, non lo sai perché non ti sei preparato. Non mi sono preparato. Allora di che parliamo oggi? Posso tornare, non vengo, non sono volontario. Impreparato, due. Allora, dobbiamo parlare dell'orsa che è stata catturata. Oh, quindi siamo arrivati al punto. Esatto, quindi una buona notizia, è stata catturata. Adesso che ci facciamo? Che ci facciamo? Dell'orsa, le salsicce, no? Gli animalisti. Non sia mai. Allora, se tu pensi, il concetto, ormai il mondo l'ha incontrato. Noi già qualche anno fa abbiamo riportato in auge la canzone dell'incontrario, no? Esatto. Ma a questo punto io mi domando, cioè, se l'uomo viene ucciso, niente. Ho letto, no, quello è andato là nel bosco, no, quello, l'uomo ha fatto la strada nel bosco. Cioè, ormai tutto, cioè, l'uomo non vale niente, valgono più gli animali. Ho paura che sia, come dire, una informazione un po' pettinata, un po', come si dice, un po' addolcita, un po'... politicamente corretta? Per forza. E se perché? Se non dice così... E perché appunto? Ma perché? Sensibili verso l'ambiente. E invece, sensibili verso l'ambiente, sensibili verso gli animali e insensibili verso la morte di un povero Cristo. Tant'è che io non sono per nulla d'accordo, cioè, se l'animale è pericoloso, e va in giro liberamente alle porte dei paesi, sui sentieri... Io non dico tra l'abbatterlo e tenerlo magari in uno zoo, non lo so, farlo vivere... Ci sono anche delle vie intermedie, no? Tra l'abbattimento e farlo stare libero. Può essere, oppure no? Messo appunto in zone sperdute, remote, della dico per dire adesso, no? Non prendiamo proprio la cartina, puntiamo il dito sulla cartina. Zone, la Russia che è tanto grande, ci sta tanto spazio, bene, la Norvegia, cioè dei posti dove l'orso può camminare, può stare tranquillo e via discorrendo. Vabbè, però questo andrebbe contro l'impostazione, dice che l'orso viveva già nelle montagne del Trentino, come viveva già nelle montagne dell'Abruzzo. Cioè, noi perché parliamo dell'orso del Trentino? Niente, per assonanza col fatto che comunque è un diciamo problema tra virgolette che abbiamo anche certo, in Abruzzo, evidente. No? Quindi voglio dire, poi andiamo contro il principio del diritto naturale. Se c'erano prima gli orsi, che si fa? Che si fa? Vogliamo togliere tutte le baite di montagna, le gite, le escursioni, il turismo e via discorrendo, mountain bike, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è un po' come il discorso che poi alla fine tutti vogliono il progresso, nessuno rinuncia al cellulare, nessuno rinuncia... spegne la macchina quando sta fermo, quando sta fermo d'inverno, esatto. Poi si è... nessuno risparmia, magari lo fa perché è troppo alta la bolletta, ma se ci fosse la possibilità di pagare il gas pochissimo, tutti terremmo il gas acceso anche 24 ore pur di stare caldi nell'inverno, però poi... Vogliamo un mondo pulito, senza, con gli animali, esatto, idilliaco. Che tu esci, gli accarezzi da testolina. Esatto, e poi ti incazzi se ti fa la faccia. Esatto. Poi se ti morde la mano, dice, ma insomma ci dobbiamo dare... Dobbiamo fare pace con noi stessi, noi uomini, noi umanità. Oppure l'informazione che abbiamo detto che delle volte non ce la racconta proprio giusta. Non ce la racconta giusta. Qualcuno che sta detto questo, invece vogliamo parlare dei finti veri finanzieri che rapinavano. Oh, io ne parlerei pure. Però pure là, voglio dire, i finti veri finanzieri, dove sta la verità? Ho letto che questi hanno, sì, tu dici, vabbè, c'è la Corte dei Conti che ha condannato due finanzieri, vabbè. Allora, due veri finanzieri. Allora, antefatto, c'era una banda di 10 persone che rapinava le ville, si introduceva con la finta
la finta divisa finanziaria, no, la finta vera divisa finanziaria. Alcuni erano finti finanzieri, però erano due appuntati, due veri finanzieri. Ma poi hanno fatto il conto, dice la Corte dei Conti, poi li ha condannati a rimborsare 354.000 euro, esatto, per il danno d'immagine, esatto, creato allo Stato, perché avevano rapinato in tutto 810.000. Ma hanno fatto la contabilità di quello che si sono rapinato. La collanina vale 250.000, cioè, la deformazione professionale li ha portati a fare il conto di quello che si... C'avevano il brogliaccio, esatto, il brogliaccio di quello che si rubavano. Come hanno fatto a quantificare 810.000 euro di furti? Non so, hanno pesato sul mercato nero della ricettazione. Vabbè, quindi non si può stare più tranquilli. Ho letto, l'hai visto tu, addirittura per tornare nella nostra zona, al comune di Raiano, ha messo l'avviso che... Bisogna stare attenti ai falsi ispettori del Ministero dell'Interno. Ci sono apparsi nel comune di Raiano dei fogli A4 con una falsa intestazione del Ministero dell'Interno, sui controlli di residenza, gli affitti e via discorrendo. Quindi occhio ai finanzieri, occhio al Ministero dell'Interno, occhio. Chiedete i tesserini se veramente qualcuno vi dovesse venire a bussare con qualche scusa che vuole entrare dentro casa vostra. Non fate entrare nessuno, ma neanche quelli con i tesserini, perché a questo punto c'erano due finanzieri pure veri col tesserino vero. Mai bisogna entrare. Possono entrare solo i ladri. Esatto. Che entra senza chiedere nulla. Esatto. Prende quello che deve prendere. E si dà. Va bene. Allora abbiamo parlato dei finti finanziari, che facciamo? Chiudiamo con l'orosco o c'è qualche altra cosa che bolle nella tua pentolaccia? No, non c'erano diverse di calcio, dobbiamo parlare stasera? No, mai, non si può mai calcio, parlare di calcio. Fai, bruciati, fai il tuo pronostico. Napoli-Milan, chi passa il turno? Stasera l'hai detto tu, stasera. No, sarà domani, tipo l'oroscopo del giorno dopo. Ti piacerebbe. Stasera passa il turno Napoli. Ecco, per me passa il Milan. Il Napoli è decotto, è scoppiato. Forza, domani vediamo chi ci ha avuto ragione. Ci stanno parecchi milioni in ballo, eh. Vabbè. Allora dai, oroscopo. Facciamo l'oroscopo a Spalletti, a Pioli, così che abbiamo non abbiamo le date di nascita. Ma uno è dell'Ariete e uno è dei Gemelli, chiaramente, okay. No? Allora, Ariete, ecco, cielo benevolo, vi fa superare qualsiasi impasse. Quindi questo è Pioli, senza... Novità dall'estero. C'è qualche conto offshore. Qualche Bitcoin, sai, arrivano... Conto offshore. Arrivano le cose. Soldi e affari in arrivo. Hai visto? L'ho appena detto. Occasioni d'oro in viaggio. Vai, benissimo. D'oro, atmosfera serena per quanti di voi sono innamorati e ricambiati, però dice anche per chi è single. E qua c'è un po' di contraddizione interna. L'oroscopo. No, perché vedrà. Il tuo oroscopo! Vedrà accadere qualcosa di positivo. Di oppure bello. Potrebbe essere già accaduto durante la giornata. Perché questo, ripetiamo, è l'oroscopo del 18 aprile 2023. Sì, benissimo, corretto. Tutto giusto. Però manca la parte più interessante. Quella della serata. Esatto. Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza. Eccolo là! E del dinamismo. Non è il caso, non mi rispecchi. Energia, zero. Rapidità e abilità. Cioè, proprio quello che dovresti essere, ma che non sei. Benissimo, andiamo. Però me lo dice, quindi mi ci devo adeguare. Ci devi credere. Allora, Cancro, luna foriera di imprevisti. Aia, però potrebbero essere imprevisti buoni o cattivi. Non si sa. La carta dell'imprevisto dove stava? Al Monopoli? A quale gioco stava? Allora, dovrete essere più che mai meticolosi. Anche se un'urgenza nella consegna di che è un pacco Amazon, sicuramente. Oppure il corriere che è targato Cancro, no. Può darsi. Leone, martedì baciato dalla fortuna. Martedì. Ogni decisione diventa semplice, alla ogni grande. Traguardo a portata di mano. Benissimo, qua, quindi... sulla mano, direi che... Stendiamo un velo pietoso, andiamo avanti. Vergine, l'impulsività rischia di farvi spendere più del dovuto o di mettervi in una situazione delicata. Quindi attenzione. Bilancia, vi sentite sotto esame e questo chiaramente vi crea un certo disagio. Tutti, rilassatevi. Tutti si sentono sotto esame, sempre. Scorpione, il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. E il condizionale ci fa pensare. È qua che invece...
abbiamo delle certezze. Non arrivano. Ecco. Allora, l'affetto e l'amicizia vanno nutrite. Vanno questo nutrite. Sempre Scorpione. Sempre, dovrete nutrire, capito? Devi dare da mangiare, se no... E se no, cammello non si muove. Esatto. Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto. Stamattina. Vi potreste essere alzati con il piede giusto. Momento ideale per muovervi, divertirvi e viaggiare. Ci manca niente. L'amore ci manca. Vabbè, andiamo avanti. Capricorno. Relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione. Minestra riscaldata, quindi. Capricorno, non è una giornata per concludere trattative. Niente, bisogna siglare contratti, quindi no. Vai, dai. O stipulare accordi. Non capisco perché... Vai avanti, vai avanti. Acquario, vi sentite allegri, sereni e tutto vi entusiasma e avrete una carica da leoni. Ma allora il leone ce l'ha da acquario. Benissimo, e pesci, forza! Sensibili e intuitivi, non vi... mai pesci no. Non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso allo. A posto, che poi di solito i pesci, siccome è l'ultimo segno, di solito mettono sempre le cose peggiori. Invece non è buono. Il tuo oroscopo è positivo per tutti i segni. Allora, salutiamo, ci aggiorniamo a domani. Non c'è per caso qualcosa da parte di... di chi? Calenda. Ha dittato Calenda, non ha dittato niente. Però scusa, questa dovevamo dire, l'Olobrigida dei migranti, no alla sostituzione etica, dobbiamo incentivare le nascite. Ah, ci pensate. La Verona ha detto non... Questo abbiamo commentato e chiudiamo. Non servono più migranti, ma più figli e lavoro femminile. Ora più figli. Cominciatele a fare. Sì. Una figlia, quindi perché non farne? Io ce ne ho tre, quindi sono overbooking. Ma noi siamo già oltre quello della Meloni. Noi siamo oltre età, quindi non ne parliamo proprio. Vabbè, ci vediamo domani. Ciao a tutti.